Una casa rifugio, un porto sicuro dove le donne vittime di violenza potranno essere accolte. Questa mattina ad Ospedaletto, in provincia di Avellino, la presentazione della casa rifugio Antonella Russo, la giovane di Solofra uccisa dal convivente della madre. L'apertura ufficiale è in programma per la giornata del prossimo 14 settembre. La casa rifugio Antonella Russo nasce da un'idea progettuale del centro di solidarietà La Casa sulla Roccia di Avellino e grazie alla collaborazione della Demetra, società cooperativa sociale, in qualità di soggetto attuatore. Nonché commossa per questa iniziativa, ricorderà e onorerà sempre mia figlia. Questa casa ospiterà delle persone che avranno bisogno, che vorranno denunciare. Siamo qui oggi grazie al contributo di tanti singoli, in primis grazie a un contributo regionale e i fondi FERS 2007-2013, poi da cui abbiamo ottenuto i fondi per la ristrutturazione dell'immobile. Poi abbiamo partecipato praticamente a diversi progetti con il nostro ufficio progetti e quindi grazie alla Fondazione Johnson & Johnson e la Fondazione Aviva siamo riusciti a completare la casa in ogni particolare. La casa ospiterà 6 donne con i relativi figli provenienti dall'intero territorio regionale e non solo. L'equipe è composta da 4 professioniste adeguatamente formatesi presso la cooperativa Eva di Caserta. Siamo pronti.